le biglie di vetro, la raccolta panini dei calciatori tanti anni fa, una scatola di preservativi scaduti, 1989. Che annata! I miei complimenti con Michi. Il contraccettivo, quale esempio più giusto ma per dimostrare l'essere nostro bigotto? Ma come il contraccettivo? Che voglio dire, all'età tua. I miei complimenti con Michi. Il contraccettivo, quale esempio più giusto ma per dimostrare l'essere nostro bigotto? Ma come il contraccettivo? Che voglio dire, all'età tua, la tua generazione, eravate sgamati, diciamo la verità, perché non avevate scampo. Ce n'era uno soltanto. Quello era e quello ti dovevi mettere. Si chiamava il sette bello. Quando ti calzavi in un sette bello si sentiva una puzza di pneumatici e paraflume e sinzi. La gente da lontano capiva che avevi trombato, feppezzate, si sente. Non potevi negare l'evidenza. Una puzza inconfondibile. Gente se lo strofinava, cardine la steno, un dolore atroce. Eppure oggi ci incentivano, lo fanno in mille modi, a mirtilla, alla fraga, a zucca e frutta, agli occulti, a spigliatella, a cocò, a babà. Ma il problema per noi uomini, stupidi e bigotti, è che non significa farlo in tanti modi. Il problema per l'uomo è che per calzare un contraccettivo, o ciondolo, s'addava dentro.